Ogni re ha la sua corona. Bentornati bestiacce! È un piacere avervi qua. Ho perso una scommessa, ho dovuto fare questa boiata, però è incredibile notare come mi stia bene lo stesso. Incredibile ragazzi. Questa è l'abilità la dei pelati, camuffarsi bene. Qualsiasi cosa in testa a un pelato risulta naturale, come se sempre ci fosse stata una corona al giullare bentornati come state tutto bene eh, aspetta che la raccolgo che se no mi fa due palle così oddio stavo, stavo volando che puttana ho lanciato lontanissimo allora stasera stasera giochiamo a 12 Minutes, un gioco che ragazzi stavo aspettando da una vita veramente da quando l'hanno annunciato quindi un anno fa? No, che dico? Dal 2017 è stato annunciato sto gioco. Se non erro, non vorrei dirmi in che. No, che cazzo, sto dicendo: 2017. Un anno, due anni due netti fa, due annetti fa l'hanno annunciato. ed è, è da allora che io sono lì che ci sfiato sopra perché non vedevo l'ora che uscisse. E infatti, e infatti, finalmente oggi è il giorno, anzi la sera. Dopo aver atteso tutta la giornata per scaricarlo, e grazie, complimenti, complimenti per aver avviato la possibilità del download solo dopo le, le, le 17, anzi le 18 mettendomi un'ansia indescrivibile eh, buono adesso il gioco è mio e stasera lo proviamo e lo finiamo perché dura 12 minuti <ride> è un loop è un loop, un continuo giocare e rigiocare la stessa situazione per uscire da questo quarto d'ora di pericolo di Annapurna sì, Annapurna, bentornati come state? staffi banni? Eh? vi saluto Vincent, Luca, Zadek Devil, Garold, Spy. Ike, Viss, Wolf, Garold di nuovo. Basta, Garold, Basta, Giulia, Eima, bestiaccia, bentornato. Teo, il barbaro Nicola, gentilissimo Nicola per tre mesi. rotto Valhalla, sono un po' decentrato. Così, meglio. sì, vabbè, tanto chi se ne fotte. Frenesi, Z, Mattia, Lori, Bedu, Luca di nuovo. Michael o Michele, dipende dagli accenti, Gamer, Joe, Puffo, Max, Sollillo, Tortellino, Jadox, bentornata, Mr. Ares, Alessia, Cuginona, Julian, La Dama, Iacchi, Chicco, Frenesi, Luschio, Cacci, Manuel, Cibi, bentornata, eccola lì, Octavio, Logan, Drago, Max, Player, Lori, basta. Basta, è il mio iscritto preferito. Grazie, gentilissima. Giulia e De Berserk, benvenuto all'Utobahalla. Allora, Berserk, Besker, Fidei, ma perché? ma perché non fate le cose semplici? Semplici, dovete chiamarvi in modo semplice. Chiamatevi con il vostro cazzo di nome e cognome. Mettete il codice fiscale e se potete affiancatelo anche con un bel conto corrente. E Invia inviatemelo personalmente, per favore. Ce n'è sempre bisogno, male non fa. Non so per, per quale motivo, ragazzi, io mi sono allenato questa sera eh, guardando... Il thriller 23, The Number 23, The Number 23 proprio si pronuncia così, eh, recitato dal caro Jim Carrey, guardate quel cazzo di film, è meraviglioso, è un'ansia continua, è uno di quei film che una volta che lo guardi rivederlo è un po' inutile perché ha quel twistone incredibile, emissidiale, ma porca puttana che bel film. Ma mi sono preparato appunto perché è un thriller e questo gioco dovrebbe essere un thriller, non serve un cazzo, non è servito a nulla se non a mettermi ansia, quindi ci siamo. Siete pronti? Mm. Mm. ma io un nome semplice Baccano sì all'incirca è la conseguenza del Baccano che non è semplice Daxing grazie mille <coughs> e a tutti voi ah. hai sentito del maestro sì ho sentito del maestro riposi in pace mai visto un suo video però solo clip era un amatore mangiava beveva sorrideva sempre fine non è che c'è molto da dire, ah, Vincent, eccolo lì. Io direi di partire, ragazzuoli. Sulle cuffie si parte. C ho proprio voglia, ho proprio voglia. Sono stracurioso. Nel mentre ho anche scaricato Psychonauts l'uno perché settimana prossima c'è il 2. Cioè, oh, non... tutto l'anno fanno uscire le cose a inizio anno e a fine anno. C'è tutta l'estate vuota e uno dice: vabbè, è normale, la gente va in vacanza, non, non può giocare, quindi rilasciano i titoli a fine estate. Cristo l'hanno rilasciato. A metà agosto rilasciano il delirio. Tutti i giochi stanno uscendo adesso, quindi no. È un'ipotesi del cazzo. Chi l'è? Grazie, Joe, per i tre. Gentilissimo, prontissimi. Basta, basta parlare. Vado avanti, dai, sono qua. E eh... eh, ragazzi, Ghost of Tsushima, 12 Minutes, Psychonauts 2. Cioè, già tre titoloni della Madonna, che io veramente non vedevo l'ora di giocare. Quindi insomma, sono abbastanza carico. Carichino, così mi chiamavano. Ma chi va in vacanza, esatto. Ma ci va in vacanza? Ma chi ci va in vacanza? Ecco. Che è sta musica? Quartetto d'archi. Parte? Vediamo? Ma porca di quella. Fermi tutti. Si smerderà completamente Streamlabs? <susurrug> che sta succedendo? Guarda. Arrivo, ragazzi. Calmi. Soliti problemi dovuti a Streamlabs. Game Pass, cazzi e mazzi. Voilà. Ora dovrebbe andare. Anna Purna! Bentornata. Bentornata Anna. L'Anna purificatrice. L'Anna Purna. Leggermente ansiogeno, devo dire. Poi l'audio ovviamente lo alzeremo. Ragazzi, allora... Lingua originale, me ne frega cazzo anche perché non c'è il doppiaggio in italiano, ci sono i sottotitoli in italiano, ci sono attori della Madonna, quindi bisogna sentire assolutamente la loro, eh, le loro capacità recitative, perché qua bisogna immedesimarsi e ci si immedesima soltanto quando si soffre veramente, si muore sul serio, sul set, sulla scena, gli attori fanno questo ragazzi, gli attori non recitano una parte, la vivono, quindi stasera noi vivremo, saremo parte di quest'opera e niente, basta. Sto temporeggiando nell'attesa che arrivi a 12 lì Perché suppongo che la freccia debba arrivare a 12 Qualcosa mi dice che debba arrivare a 12 La butto lì, eh Stiamo tornando indietro nel tempo, tra l'altro Mi ricordo quando facevo l'orologiaio E picchiavo le persone È un connubio, ragazzi, è vero Gli orologiai picchiano le persone Dato di fatto Chiedete in giro, chiedete ad amici e parenti orologiai Ve lo diranno lo stesso Bianca rotovalala! Sailor, sì sì La domanda viene spontanea. Che ore sono? Pensa a vedersi l'orologio che va indietro. Incredibile. Basta guardarlo al contrario, teoricamente, no? Ho detto una cagata. La suspance. Tratto da una storia vera. Il tempo è una storia vera. Sto invecchiando nel mentre. Arrivo a 12 che sono morto, lo dico. Penso se muoio veramente a 12. Incredibile. Ragazzi, avrete la 3... 2 i secondi più lunghi della vita. 1. <ride> Mi preparo. Adesso crepo davvero. Cioè, po potrebbe cioè, potrebbe succedere in questo istante. Me la sto tirando? Dite che me la sto tirando. Death Note? Sì, all'incirca. No, non è successo niente. Crollo a casa. Basta? Finito il gioco Ragazzi Alla prossima Continua opzioni esci Continua Come continua? Vabbè Continua Un uomo Non virgolto Questo è sicuro Un uomo d'ufficio Direi Premi per spostare Ah è punto e clicca proprio Classicissimo e entra però, bello. Clicca su un oggetto interattivo per utilizzarlo. Dipinto, che ansia. Buono, ok. Questo dipinto. Ah, quello è un dipinto? Porca troia. Con? Cos'è? Sarebbe una libreria? Perché ci fermiamo già sui dettagli. Ragazzi, già sono intrigato. Da mal di testa il pavimento, ma suppongo sia voluto. Il mal di testa. La visuale è molto isometrica, c'è cioè proprio tanto, come se qualcuno avesse messo una telecam, uno spioncino sopra il bagno di casa vostra. È vero? Porta chiusa. Però a me piace. C'è qualcuno dentro? Sì. Lagga, come lagga? Porca troia! Fermi. Ho un'idea. Abbasso la definizione. Non lagherà più, ve lo prometto. Uh, là. Torno subito Mantieni modifiche Fermi che adesso qua devo modificare anche qua Bene, buono Ma perché ragazzi? Io sono così stanco di questa situazione Una, 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 so, una sola volta che non rompe i coglioni in Sto programma Una sola Una sola volta a posto? Indietro. Continua. Ah, ho rotto i coglioni vicini nel mettere, perfetto. <ride> Scusa, avete il classico zucchero, no? Eh? Quelli per cui poi vengono arrestati i vicini. Ma c'è un casino boia, che succede? Porta d'ingresso chiusa. Come ho dimenticato le chiavi? Porca puttana. C'è un bambino che piange tantissimo, per l'amor del cielo. Sarà qua le chiavi di casa. Sposta il cursore sulla parte in alto per aprire l'inventario. Eh no, cosa... Ah, ok, perfetto. Trecina gli oggetti in inventario per combinarli con un Quindi con una, con una roccia apro la porta. Quindi facciamo così. Voilà. Easy. Lui dovrebbe essere doppiato dall'attore che ha fatto. Mecca voi, insomma. Attenzione, parte il loop! Hey babe, I'm home. Love you. Oh, cioè, okay, uno entra in casa e dice ti amo? Mi sembra un po' esagerato. Ok? La realtà, la verità. Moglie. Attenzione. Quando avrei voglia di mangiarlo, eh donna, sono a casa, mangiamo. Mi è passata attraverso. Porco... Ok, non voglio neanche lavarmi le mani, il Covid non è una preoccupazione per me, quindi... Eh, cosa cazzo sto guardando? Ceniamo con questo? E già mi girano i coglioni. Polaroid! Ho rubato una Polaroid. La vita di... Eh, la vigilia di capodanno. Complimenti, bella signora. Cucchiaio, no, fe, che, che cucchiaio? No, allora, lavandino, sì, sciocchiamoci le mani. Ma ho solo una stand, di ogni monolocale. locale? Buono, bene mi insino <ride> perché sono qui. <ride> ho 12 minuti, ragazzi, non ho idea di cosa stia succedendo, però credo che suppongo che il gioco si basi sul cercare di capire tutto subito in modo tale che poi quando succederà il delirio e succederà, avrò che che ta casa triste, avrò la capacità di interruttore. Senti sta cazzo di luce. Yeah. Orco 2. Bene, buona. Eh, in modo che quando succederà, e ripeto, succederà il casino, noi saremo pronti. Quindi, dov'è la pistola? Non c'è. Un mm, po' bassino il volume, però. Eh. Si chiude nell'armadio. Ragazzi, è lì dove. di quei pianti la notte. Ah, io pensavo ci fosse un'altra stanza. C'è direttamente il chest. Porca troia! La finestra. Aprila. Scappiamo da qui. La tempesta si avvicina. Allora niente, ci facciamo una doccia? Lavandino. Laviamoci ste cazzo di mani e ceniamo, dai, su. Pronto? Ah, non mi fa fare niente. Armadietto dei medicinali. Droghiamoci allora. Si è esposto lateralmente con uno scatto incredibile. Sonniferi? Bene, ce li abbiamo. Chiavi di scorta fuori? Le ho già usate, guarda, ho perso le chiavi, ciccia. Mi spiace. Quindi adesso cosa abbiamo? Sonniferi, polaroid e chiavi? Buono. Il tempo credo che si fermi quando apriamo l'inventario, se non erro. Fornello, bancone. Non si può fare un K. Ca... Tazza. Mia. Ho una tazza. Lavandino. Riempiamo... Possiamo riempire la tazza con l'acqua, per dire. Tristissimo. L'acqua del cesso. Che fa? La butta per terra. Che cazzo? Perché? Vabbè, oh, madonna, è così interattivo. Wow. Se faccio un cocktail di soniferi acqua calda. Ma bevila. Che ho combinato? Cosa ho fatto? La può bere? La beve. Ah. I sali minerali che occorrono. Pensate che il dottore dice sempre che la cosa migliore non è una caffè brioche, ma è un ottimo bicchiere d'acqua da rubinetto. Meglio ancora se preso dal water. E, eh, moglie. Come mai ho organizzato questa serata speciale? Dille che è il momento perfetto per il dolce. Manco abbiamo cenato. Abbandona conversazione. Che facciamo ragazzi? Sembra casa mia? Mi dispiace. Confermo sono il dottore, perfetto, vedi. Come ha organizzato questa bella seratina? E eh, mangiamo. Dille che è il momento di fare il right, lo... mangia Mangiamo ragazzi su cioffo. Lei ha i piedi palmati. Che fa? Ci siamo ragazzi a quel momento della serata. E niente, io... Vabbè, scruto quello che c'è nel... nel frigorifero. Attenzione, già tornata. E il problema è che non è che c'è molto da... E molto piano. Sì, scusi mi, scusi, mi scusi, mi levo dai coglioni. Attenzione, l'amore è talmente tanto che diventiamo una cosa sola, come potete notare. E... Cosa sta prendendo? Li ha messi in tasca, i token. Perfetto, ci sediamo? Massito Va bene qua o mi devo mettere dall'altro lato? Non so, quelle sono le usanze di casa Ho due famiglie nel mentre, quindi non saprei Allora mangio, eh Sono uno stronzo Scusami È l'odorino, torno a casa dal lavoro Sono le sette di sera, C ho fame, mi dai sta merda Orca puttana Mi perdoni Mi perdoni Ragazzi, scusate, ma uno c'ha anche fame, però. Basta, si è offesa. Che? Che sta succedendo? Ma c'è il forno micron in camera da letto? Vado io. Attenzione, la polizia. Vale, vado io. Che succide? Me? Yes, you. Hands io mi faccio una tazza, eh. Così. Eh... Perdonami. Oh. Ma che cazzo... Ah, non posso far nulla? Attenzione, la, la, la tensione sale, ragazzi. Quelle non sono manette. C'è cioè, così, ci facciamo far tutto? Buono? Desserta è per me, però, eh. You're under arrest for your father's murder eight years ago. Eh? No, no, no That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's L'orologio di tuo padre. <laughs> Buona. You must be thinking of Ah, uh ah. -uh. play in the dove Tell watch Porca troia, Emma. Grazie per i dieci. Gentilissima. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is and we all go our separate ways. Io non mentre mi nella mia... E non posso fare un K. Fascette. Orca Troia. Erano i miei denti quelli. Sono già passati 12 minuti. Beh, allora, molto semplice. Qua vedo un coltello. Mio. Fine. Vi faccio vedere. Come muore un poliziotto. O come muoio io, dipende dai casi. Tesoro, sono a casa. Eh, uh. abbiamo un altro uh. problema di qui, però. Non è difficile, non è difficile. Siamo palesemente sì. in un loop temporale. Come sì. fa a non allora. accorgersene il protagonista? Youtuber o Rotobalala. Grazie per i cento, Mirk. Allora, cosa facciamo? Glielo diciamo subito? Tesoro, sono pazzo. Dille che sembra lo stesso giorno. Dille del poliziotto. Fa le domande sul suo passato. Altri... Cioè, è nostra moglie. Slash compagna, e dobbiamo fargli domande sul suo passato. Non dovremmo conoscere tutto di lei, teoricamente. Buonasera, buonasera. Quindi? Ogni 12 minuti arriva il poliziotto, e noi dobbiamo cercare di capire che cazzo fare. Dile del poliziotto, diciamogli del poliziotto. Siamo un po'. Dile di non aprire la porta. Dile che il poliziotto l'accusa di omicidio. Diciamogli che il poliziotto l'accusa di omicidio. Dude. Vabbè, ho bene ragazzi, abbiamo fatto tutto il possibile. Direi di continuare la nostra cenetta argomento precedente Dire di non aprire la porta chiedile di non aprire la porta andiamocene dall'appartamento chiedile di non aprire la porta sono nato in questo buco morirò in questo buco chiedile di non aprire la porta ancora non aprire la porta credimi ok lo farò oh grazie Andiamo a parte. Abbandoniamo la conversazione, dai. Se no, direttamente. Dobbiamo, dobbiamo crederci. Cioè, noi sappiamo videogiocatori che questo è un loop, ma noi, lui, deve, lui deve ancora immedesimarsi nella situazione. Quindi non possiamo subito dirle: schiaccia il tasto, es che fai esci dal gioco. No, perché altrimenti. Allora. Eh... Abbiamo trovato dei sonniferi, questi gran cazzi. Il coltello l'abbiamo, che prima non c'era. Però, quindi, il primo. Ok, esatto, il coltello prima non c'era. Quindi, le cose sono cambiate. La luce si sarà ancora rotta. Yeah. Uh. Che è sta roba? Dipinto. Frega cazzi griglia di arazione. Armiamoci ragazzi. Non posso aprire la mani nuda. Servo un cacciavite. Get orco 2. Eh, eh, staccati. Cacciavite, cacciavite. Dove cazzo teniamo il cacciavite? Sul letto cosa c'è? Sotto il letto? Non è qua che si... No, non fa, non... non... Oh, sveglia. Tre minuti di sonno. L'ipersonno, sonno, ragazzi. Poltrona. Ma, no, ma basta! Ma porca puttana! Narcolettico! Stai su! Va a farti una tazza di caffè, va? Stai per morire. Nei fiori, cosa c'è nel fiore? Niente, non c'è niente nel fiore. Anch'io deficiente che guardo dentro un fiore. Bagno. Cacciavite sarà in bagno. Uh, Toilette. E eh, no vabbè ma qua ragazzi c'è un K. Forse qua sotto, bancone E allora se mi mettono Finestra Niente, non c'è finta di niente Tavolo, questo cos'è? Dipinto Ragazzi scusate non vi sto cagando in sto momento ma sono abbastanza curioso oh? Di capire come cavarmela Se Cav Se me la caverò Cucchiaio. Parla del poliziotto, fa le domande sul suo passato... Eh, domande sul suo passato, dai, fammelo. Chiedile perché ha mentito sul suo passato, chiedile come è morto suo padre. Ha detto che ha un infarto. Un infarto a causa di una, pro, di una pistola. Comunque un infarto. Chiedile dell'orologio da taschino. No? Not that I Continua a chiedere dell'orologio da taschino Spingiamo watch, very Babe, I have no idea what Ho sentito l'ascensore, sta arrivando Chiedile se ha ucciso suo padre <ride> Via, buttiamoci, è arrivato il poliziotto No, 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 non aprire la porta Non la po Ciccia, ti ho detto di non aprire la porta Non aprirla. Oh, è aprir okay. lui è lui, è lui. Allora, stai molto calma. Adesso, dile che la giornata ricomincia. Ma chi se ne fotte? Dilli cosa fare. Eh, Chiamiamo la vera polizia. Non si può. Altri argomenti. Eh, che cazzo di altri argomenti? Dile che è il momento perfetto per il indossare. <ride> <ride> Devo farlo. <ride> 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 Mi amo. Fa le domande su. Allora ragazzi No no porta la porta No no aspetta Ma ho mandato avanti all right, all right, easy. Ma no volevo Ma scusami Non posso Non posso aprire l'inventario E ficcarlo di coltellate Ok lei si è chiusa dentro Perfetto Io ho il coltello in tasca Lui non lo sa Quindi Perfetto Sì dai. bravo ragazzo si sì, così veloce veloce che ti sgrama veloce dai dai cazzo dai che ci sei dai che ci sei bravo ma il poliziotto perfetto easy è addestrato buono ci abbiamo provato ragazzi sappiamo che è un uomo e un assassino pronto a tutto Sa difendersi? Lo fa con affetto, con amore. Coltello andiamo a riprenderlo. Perché quello si serve. Dobbiamo farlo quando è distratto, quindi. La tazza. Hmm. Luca! È un hitman, sì, sì. Lo si denota dal fatto che è pelato. Uso il coltello sulla moglie? Eh? La uccido prima dell'assassino, così siamo a posto, no? I didn't hear you come in. Who made dessert? Yeah. Eh, lo so, Ciccia. Sapessi quello che so io. Che succede? Allora. Facciamogli aprire la porta stavolta. Le facciamo aprire la porta, così mentre lui è eh, distratto a incapretare lei, noi. Eh? È una, è, 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 una, è una bella idea? Che dite? Fagli aprire la porta alla moglie. Eh, esatto. Bravo Sugar, vedi? Perfetto. Nel mentre che non abbiamo un cazzo da fare, direi che è tempo di farci un bel dessert con calma ragazzi fare domande sul suo passato dire del poliziotto dire che sembra altri argomenti dire che è il momento perfetto per il dolce come è organizzato perché è organizzato questa bella serata bene mangiamo il dolce dire che è il momento perfetto okay, per il dolce Great. Just give me one ok e lei credo che si metta. facciamo che io mi metto di qua stavolta va sitate bono bono piano piano oh. ah si è bruciata eh, dobbiamo farlo aggiustare, sì. Voglio capire se possiamo portare la donna in un'altra stanza e chiuderci in un'altra stanza. E capire se lui è in grado di sfondare la porta. Ma certo, è pelato. Che domande. Prima di ucciderla, digli che è il momento perfetto per il dolce. Ok, Ok. Anche, vediamo, vediamo un po' durante la cena qual è il motivo della cena. Sembra un colloquio di lavoro, cazzo. Adesso scopriamo Twistone, il dolce era avvelenato. Hey. Dica. Cioè, scusami, adesso io non voglio... Però, è ora di cena e non mi ha fatto da mangiare. Non che toccasse a lei per carità, però lei è a casa. Oh, quello che è a casa fa da mangiare. Maschilista. No, ragazzi. è eh, Organizzazione. <coughs> che si trovasse un lavoro, no? non mi rompessi i coglioni. Uno. Due. Due. Mangio il dolce. Cioè, prima di, prima di tutto il dolce. Ok. Deve apparecchiare. metti una tazzina e basta. Oh. Non puoi mettere tutte e due. Cioè, scusatemi. Di volte, rotovalhalla. Sono ospite, devo fare apparecchiare. Ma infatti, non ha senso. Allora. La tazza già ce l'ho, quindi. Ehi, hey, senti. Riempiamola col sangue, coltello. Ok, poi mettiamola qui. Voilà. Perfetto. Ma c'è qualcos'altro nel freezer? No, niente. Ma il, il freezer lo possiamo usare? La ecco, la radio. Ma è spagnolo? Ma che cazzo? Vabbè, non perdiamo tempo. Allora. Eh... Dai, mangiamo. Sennò qua fare domande sul passato, dire che siamo stessi su altri argomenti basta, dire che quella oh tavola gosh. è parecchiata su up, up, up. Nice. Great. Let's, do it. let's do it ah che carina, ha spento la luce non le altre pass, grazie mille sonnifero, è vero c'era il sonnifero de, de, appena, appena entra il, il poliziotto scusi, vuole, tenga glielo offro e mangia! Mm. Buono? Se cioè, quel cucchiaio è ben già finito. Delizioso, delizioso. Ok, vediamo qua. Dille che sembra lo stesso giorno. Fa le domande sul super set. Ma porca puttana! No, no, che le stock later! Sembra lo stesso giorno. Dimostra che la giornata ricomincia. Spiegati meglio, spiegati meglio, dai. Ne? Adesso lei dimole un ceffone e ricomincia da capo. Non Wow, che scelta di esempio. Non sono stronzato ancora. Se la, teoria è giusto, se la sua teoria è giusta, una volta che si è sbucciato il ginocchio in bicicletta, è ritornato proprio dal tempo della nascita. Probabilmente. Sono uscito da mia madre 27 volte. Aiutami. Dimostra che la giornata è ricominciata. Prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Provalo in qualche modo, arrenditi, let's see. Ooh, Ah, dovrei provartelo adesso? If you can prove it, I mean, be cool. Hai ragione. Ok, so, questo, questa, questa cosa qua è fondamentale, ragazzi. Dobbiamo capire quindi come provarglielo. Ecco, adesso, qua. Fè, fe, fe, parla con... Parla, parla, parlaci ora, mentre fai cazzo di Wait, Fai okay. due cose oh, insieme, no. imbecille! No, no, no! No! Ferma! Fermala! Fermala! Mm -hmm. È inevitabile, ragazzi, una cascata. Dile del poliziotto: Dile di non aprire la porta, ok. non so Ok, no, ma, allora, il problema è questo. Io ho schiacciato al centro, ho mandato avanti il tempo. Sto stronzo ha aperto la porta. Quindi, noi siamo probabilmente stati lì due minuti. A parlare, niente. Ha fatto cucù. <ride> Niente. E mo'? Le chiavi, le chiavi ce le ho. Eh, pensavo che la porta fosse chiusa. Ma a quanto pare no. L'ha proprio aperta. Adesso così, per, 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 per divertimento, faccio tutti gli otto piani del condominio apro le porte. vedo Sgamo le porte. Secondo me due o tre porte aperte le trovo. Polizia. Con chi non ce l'ha? Yeah, you know. Sì, lo like oh, oh, so. Che questo? Lo so. Congratulazioni. Non Vedete, però, non posso aprire l'inventario mentre parlo. Cazzo. Eh, se gli tiro la coltellata. Allora, non non facciamoci. Move. Facciamoci incaprettare. Hey, uh, 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 non posso uh, parlare uh, con uh, lei. Uh, 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 non posso fare niente, ragazzi. Niente. Ho in qualche modo. Uh, attenzione, cosa sta succedendo? Oh! Mi hanno costretto a farlo? Cosa? No! Ah beh! Ma porca! Ok, Ma E ci so fare con questo gioco, eh? È un casino. È un casino. Chiudi la porta di casa chiave. Quello lo que sì, quello che è, l'abbiamo capito. Mo' poi? Chiudi tutte le luci. Come chiudi tutte le luci? E accendo tutte le finestre? Esci e prendilo. E non posso! Non posso! È uno di quei giochi. Non posso. Se sto parlando, non posso ucciderlo. Quindi, se mai vi troverete nella situazione in cui, parlateci con l'assalitore. Che Fatemi ma perché fai questo. Come è andata la giornata? Sto rivivendo lo stesso giorno. Spegni le luci, ma perché dovrei spegnere le luci? Per spaventarmi ancora di più, mi metto nel mondo. Sonnifero alla moglie. Cazzo, sai che non è una cattiva idea. La addormentiamo nel mentre settiamo la cosa. Spostiamo la moglie in un'altra stanza. È un genio! Sì, sì, sì. Poi non arriva nessuno e lei si sveglia, mi denuncia e è la fine. Allora, la porta, quindi. Seratura. Chiudi sta cazzo di porta. Buono. Posso spostare il divano? La tazza. Via, ciappala lassù. Via, con l'acqua. Grande, cazzo. Lasciami fare, lasciami fare. Ciao. Ciao. Sì. Ciao. Pa, pa, bravo. -bra -bra Sono. Ci siamo, ragazzi. Ok. Ciappo sul coltello. Ok, sonnifero, sonnifero tattico in avvicinamento. Guarda qui eh. Capo su questo. Vediamo se posso combinarli. Lo fa? Ok, sì, lo fa. Ok. Tesoro! Oh, yeah, sì, thanks. I was about to grab some. Hai visto? Ormai ci leggiamo nella mente. Quanto ci metterà, ragazzi? 12 minuti. Ma se, dietro la scatola. Do Tempo per fare effetto: 12 minuti. Porca <applause> troia. Buono, ok, lei è lì. Ok. Io non so quanto ci metta a svenire. Aspetta, la vedo un po'. Sì. Ci siamo? Libro? È un rinoceronte sta donna. It's un book di meditaz. Zen stuff. Bene, iniziamo a meditare. Um... So tired all of perfetto. Oh, Brava, vai a stenderti, oh, su, veloce, later. veloce. Brava, perfetto. Così, così, così. Ok, ora possiamo capire bene l'ambiente, ragazzi. Dopo andiamo a dare un'occhiata a lei, vediamo come cazzo è conciata Però ora possiamo capire meglio che cavolo su sta succedendo. Nei vestiti c'è qualcosa? C'è un telefono, ottimo, ottimo, ottimo. Perché io ho in tasca il telefono, non, non, non sono... Non posso avercelo Me l'hanno ritirato. Puniz sono in punizione. Eh, siccome sono nervoso devo mangiare, quindi deserta al volo. Niente, non me, me l'ha chiuso. Come me l'ha aperto, me l'ha chiuso. Bancone... E eh, qua posso prendere solo due robe. Tazza. Il coltello l'abbiamo, la porta l'abbiamo chiusa. Eh, griglia di ventilazione. Posso usare il coltello per aprire la griglia di ventilazione? Yes! Fucking genius. E? Che cazzo è servito? E quindi? Chiama la polizia. Eh no, ragazzi, cosa chiamo la polizia se non è successo niente? Eh. Chiamo quando arriva. Apri anche l'altra. Vedi anche questo che sta facendo la moglie? Uh! Chiavi di casa. La addormenta e poi la deruba. Griglia di ventilazione. Apriamo anche questa. Ho un'idea, ragazzi. No, 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 veloci, dai che non c'è tempo, cazzo. Ho un'idea. Ok. Cambia, cambi. Il mio piano geniale... Sta per compersi. C'è qualcosa dentro? Ho sentito uno strano suono. Non vedo un cazzo. Forse è meglio accendere la luce. Però si sarà sicuramente fulminata. Yeah. Aia, porca puttana. Vabbè, quella è svenuta. Si è addormentata con gli occhi aperti. Ragazzi, l'ho uccisa. Ha gli occhi aperti. Ha gli occhi spalancati. Sì, non ce ne frega un cazzo del tempo, porca puttana. E si siede. Un maniaco. Questo è un quadro. Questo è un qua, Kubrick. Kubrick potrebbe avere questa regia qui. È morta, sì. E io, sono, e io sono stato il complice. Comodino lo potrò spostare. Contro la porta? Che dite? Si potrà fare secondo voi? Mm. Bagno altro, non vedo. Qua non posso fare un K. Lavandino. Posso fare un K. Toilette. Pisciatina prima dell'atto. È arrivato! Ci siamo! Mi chiudo dentro. Chiudi sta cazzo di porta. Porta. Chiudiamo anche questa con le chiave. Come sono per la porta principale? Comò! No, ma che cazzo, sposta comò, cretino! Regalo? Cos'è? Qual, qual è? Cos'altro Cos c'è qua dentro? Merda. Ok, fermi, chiamo la polizia. Veloce 9-1-1. Via, ci siamo, ragazzi. Ok. Informazione del poliziotto, spiega come è ricominciato la. Ma chi se ne frega? Di che tua moglie è l'assassina? Ma perché? Tua moglie è priva di sensi. Spiega come ricominciate a Informa il poliziotto. Ok, possiamo. Ok, ci siamo. 15 minuti. Ragazzi, più di così non posso fare. Credo abbia sfondato la porta. Merda! Eh, 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 eh Ecco, questa è una situazione... Vabbè, vediamo cosa mi ha regalato già che ci siamo, almeno non buttiamo la giornata. E, e mo? E niente, lui entrerà... Home? Non aprire quella cazzo di porta! Non aprire la porta, chiudi la porta, chiudi! La <susurra> <susurra> Salve! Così è. Oh. E eh, vabbè! Uh, sì! No! Oh, però! Anche oh. gli dei sanguinano, ragazzi! Ce l'ho fatta, eh! Cioè, ce l'ho fatta, più o meno. L'ho ferito. Eh il problema è che io l'inventiva per salvarmi ce l'avrei, quindi metterei il comodino davanti, aspetterei la polizia. Però eh, il fatto è che non ho molte opzioni. Devi chiamare la polizia prima? Eh, per forza, sì. Che faccio? Faccio svenire la donna di nuovo. Se non aprivi la porta forse riuscivi. No, non credo, Emma. Prova a spegnere tutte le luci, ma perché dovrei spegnere tutte le luci? Cioè, non capisco il senso di spegnere tutte le luci, scusatemi. Però a nell'armadio. Quando va in camera lo prendi alle spalle. Eh. Si potrà fare? Fai di credere che non sia in casa. Spegni spegni. Ma ragazzi, allora, no, no, il problema è questo. Se io spengo le luci e lui non vede le finestre, perché non E qua per uccidermi, ok? Quindi eh. Busso alla porta, non rispondo, la sfonda, anche se le luci sono spente. Questo deve entrare in casa, quindi non credo cambi qualcosa a spegnere le luci. Cioè, non credo sia sia quello. Eh, bisognerebbe chiamare la polizia prima, sì. Nel mentre spiamo anche i messaggi. Già se la vedo, ragazzi, dopo quando tutto questo è finito, chissà perché quello che dovrà pagare gli alimenti sarò io. Sì, ma non ti vede? Beh ragazzi, allora, anche io se faccio così non vi vedo, però non vuol dire che voi siete spariti, nel senso, non so se mi spiego. Il loop dura 12 minuti, sì, se chiama i poliziotti arrivano in 15, ok. E eh già, allora fa... basta, quindi chiamare i poliziotti non serve un cazzo. Però il loop finisce... Aspetta, perché non capire, il loop ricomincia quando lui mi mena. Quindi se io non vengo colpito, magari posso andare oltre i 12 minuti. Di che per se sensi così partono prima? Sì, possibile. Magari c'è un'ambulanza, però mi manda l'ambulanza, non mi manda la polizia. Vabbè, facciamolo, dai. Ci sta, ha senso. Coltello. Lei è in bagno, ma perché? Non si sa. Tesoro, stiamo per avvivere un'esperienza orribile. Lui è proprio non distaccato. Ok, perfetto. Ottimo. La solita... C'è qualcosa qui in mezzo. La solita transazione tra me e lei. Medicinali. Questo. In questo. Ah no, ma devo metterci l'acqua, cretino ah va bene lo stesso i suonaglini per i bambini vedi questo in questo ok adesso capirà la differenza tra l'acqua del rubinetto del lavandino e quella del bagno mi dirà no no quella non ha il depuratore bla 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 ok perfetto ora unica spiegazione logica vediamo testiamo coltello interruttore via ci ho provato ragazzi devo andare una sistemata con l'armadio Ok, <coughs> l'acqua alla moglie. Ci penso. No, ciccia, ci penso. Ferma, ferma. Buona lì. No, è vero, ho sbagliato. Pet. Petta, ciapa. Tieni per te, guarda. Fe, fe, fe. Thanks, oh, but I'm already on it. Ma vaffan. <applause> Devo prendere la tazza che c'era lì. Non la tazza che c'era sul, sul bancone. Porca troia. E mo? La, ce la uccidiamo. È l'unica, ok. Giusto per capire cosa si prova. Ma si può fare? Si può fare. Come tentato, di... come, 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 come ultima soluzione. Uccidilo quando entra. Ragazzi, non posso. La trombatina, 12 minuti. 12 minuti abbiamo. 4 per trombare. Le coccole le lasciamo stare. Va bene? Dai, ragazzi, su. Abbiamo... È l'ultima, l'ultima volta. Uh, dile del poliziotto, fai domande sul Allora, dile del poliziotto. Parliamola. Magari lei mi può aiutare. È Inutile addormentarla, non serve un cazzo. Dile di non aprire la porta. Andiamoci dall'appartamento. Uh, non aprire la porta. La porta è vero, devo chiuderla. Bravi. Dile che la polizia ha chiuso un omicidi. Oh, fermi. La porta. Bravi, chiudiamo la porta di casa. Ok? Buono. Poi. Parla del poliziotto a fa fare domande suo Chi Chi sul suo passato. Chiedile dove ha nascosto l'orologio. Chiedile perché ha mentito sul suo passato. Attenzione: attenzione all'assassino di suo padre. Qual è il suo padre? Cosa è questo? Il mio padre ha morito di un attacco, assolino. Non voglio parlare il padre è morto di un attacco cardiaco, buco di culo. Ok. Uh, Dille che la giornata ricomincia. Parla del poliziotto e fa domande. Eh ma che cazzo gli dico, ragazzi? Dille che è il momento perfetto per il dolce. Oh, gli metto sonnifero nel dolce, ma è geniale! Vado, vado a piangere in bagno prima, aspetta. No, perché non ho il telefono. Ah no, ma il telefono è qua. Fermi, il telefono... Il telefono è qua dentro. Il telefono è qua dentro, giusto? C'è ancora il telefono. Ok, neanche cazzo. Ci sono i messaggi? Sto per andare a lavoro. Sono appena tornato, arrivo allora. Credo che questo sia mancava qualcosa. C'era qualcosa fuori posto. Non mi sembrava cambiato niente dall'appartamento. Settimana scorsa. Ehi, hey, amore, ho dimenticato le chiavi di nuovo. Sì, lo so, possiamo fare una copia e nasconderla da qualche parte all'ingresso. Sono appena arrivato al lavoro. Ti senti meglio? Vomitare fa schifo. Ma tu lo fai sembrare dannatamente sexy, così per dire. Cosa? Sto per andare dal lavoro. Uh, non è che è incinta. Sto per andarvene dal lavoro. Scusa per il ritardo di nuovo. Ho una cena nella pausa. Frontesoro. Ok, questi sono i nostri messaggi a lei. Ehm... Uh, L'oscurità dell'armadio. Chiamiamo il 911. Spiega come è ricominciata da capo la giornata. Di che tua moglie è un'assassina. Informa il poliziotto. No, dovevo dirgli che, che mia moglie è svenuta. Ma non è svenuta. Non posso farlo perché mia moglie non è svenuta. Facciamola svenire. Una porca. Una porca di quella puttana. Ok, è il momento di informare la donna. Parla del poliziotto. Andiamoci nella parte qui. che Ed è efficiente. Ed è efficiente. L'ho sposata perché è bella. A sto punto, cucinare non sa. Uccidila nel salotto. Il poliziotto, quando arriva, vedrà la moglie morta. Ma non uccido mia moglie, ragazzi! Non ha senso perché dovrei farlo? Non so neanche se è mia moglie, tra l'altro, ancora non l'abbiamo capito. Eh, insisti per far lasciare l'appartamento. Niente, non vuole scendere, ragazzi. Fai domande sul passato, tranquillamente. Allora. Vediamo cosa cazzo c'è nella... nel regalo a sto punto lei si incazzerà tantissimo. Così se ne va dall'appartamento, vedi. Tesoro, ti ho tradita. Ecco, è arrivato. Porca di quella puttana. Ho preso il regalo? Sì. Veloce, veloce. È incinta. Ecco perché ho detto ti trovo danatamente sexy quando vomiti. È incinta. Quindi la prossima volta che, per, per, fargli, per, fargli, per dargli la prova che questo loop temporale, possiamo dirgli che lei è incinta e che sappiamo che lei è incinta. Giusto? Ma il figlio non era il suo. Facciamo così? Ed è una femmina, esatto. Se la uccidi fai da Porco... È il figlio dell'Hitman. Il postino suona sempre due volte al cinema. Do you, do you know Fernan, Ciccia, allora, Chiara mi devi molto ascoltare in questo preciso istante. dille che la giornata ricomincia. Basta questa cazzo di giornata. Parla del poliziotto. Fai domande sul posso. Uh, che, che sai cosa è successo. I eh? Non è che vero? ho è questa? All these accusations? We're done talking I have a Open up. You know about this? Ciccia, ma. Porca puttana, un disco rotto però. Dile che la giornata ricomincia. No, ma non ha senso, tiglio. Non gliene frega un cazzo che la giornata ricomincia. E. E niente. Fermerà prima noi o lei? L'altra volta ha fermato lei. Perché è andata ad aprire la porta. Adesso che non vada ad aprire la porta, verrà diritti da noi. Abbandona la conversazione. Mettiamoci qua. Vediamo che cazzo succede. You just tell me what's going on? Che dite? Mm. Vai nell'armadio? Eh What ma Dio buono. Ok. Poliziotto. What? Me? Vabbè ma dai! Dai, dai bello E eh, vabbè mammise Ma che cazzo sono? Porca puttana Ragazzi, a me dispiace Ma questo qui non sa proprio incassare Non ha manco Non, 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 non lo so, ne una bolla di vetro l'han tenuto per anni Vedete cosa cazzo serve andare? a Mangiare un po' sano, eh Vitamina D per le ossa Cristo Santo è svenuto E lei non fa nulla Che cazzo deve fare? Si vede il marito che flippa E dice Tu hai ucciso tuo padre, l'orologio Poi tira fuori un coltello E, 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 e attacca il poliziotto che cazzo deve fare, poveraccia? Deve aspettare che la legava. Eh, vabbè, ma lo stava facendo. E che comunque si blocca l'animazione. Quindi probabilmente qualsiasi cazzo di roba faccio. Lui si gira e gli girano anche i coglioni. Daglielo in testa il coltello. Non credo cambi in base a dove metto il coltello. Ogni volta che la coltelli, poi fai progressi e riesci ad incassare i colpi. Effettivamente ho notato sta roba. Non è vero. Però no, a parte gli scherzi, stavolta lì è stato diverso, non mi ha steso subito. Un colpo sono provato. Un colpo però. l'ho parato. Perché sapevo da dove mi arrivava. Quindi probabilmente la prossima volta. Nasconditi nell'armadio senza farti vedere da lei? Sneaky, mi piace. Sei preoccupante, Andrea. Sei spaventoso. Tu sei uno di quelli, vero? Che respira dietro le ante dell'armadio. Che invia il messaggio. So cosa stai facendo. Sei uno di quelli. Ci va bene. Ci va benissimo. Caro. Lo sapevo. No, porca puttana! Io sto cazzo di dito di merda! Cosa ha detto? È troppo forte, devo trovare un altro modo. Allora, la tazza è questa. Casomai dobbiamo far svenire la moglie. Ok, mi ciulo anche l'altra, vaffanculo. Dammi qua. L'unica cosa che sto pensando è se sarà mai lavata i denti prima di baciare. Ok Non accende la luce Non accende la luce Ma porca di quella puttana Non accende la luce Tavolo? Ta col tavolo hey, non posso venire. Eh, eh, cazzi tuoi Con tutto rispetto Sto cercando di salvarci la vita Ok, qui ha fatto Buono, ora Sono i Si sta bene però al buio sì, c'è, lo so, lo so, non c'è tempo per le... Per le sottigliezze. Non è la tazza giusta, non è la tazza giusta. Veloce, oddio, ma qual è la tazza giusta? Tazza con pillole. Ok, ci siamo. Il telefono, giusto, bene, ottimo. Il problema è che la moglie se ne va a letto. No, no, sto sbagliando, sto sbagliando tutto. Tazza con pillole. Ciapa. Ok. Lo beve. Brava. Ora, che cazzo facciamo? Lei teoricamente se ne andrà in sala perché. in, uh, in camera perché sarà stanca. Io purtroppo non posso sigillare la porta in nessun modo. Se posso, secondo voi posso spostare il corpo? Di lei? Magari la metto in bagno anziché in camera da letto. Che cazzo! Non, non, è una domanda. Non, non, non serve in realtà a niente, però. La metto davanti alla porta. <ride> la uso come fermaporta. <ride> Apri la porta della camera e chiudila in bagno. Chiama il 911 perché lei è morta. Ah, è vero, adesso posso chiamare il 911, magari ci mette di meno. Prova a chiudere la porta della camera da fuori e nasconditi nell'armadio. La porta della camera da fuori nasconditi nel armadio. Il problema è che credo che le chiavi che lei abbia nella tasca non, sono, non possono chiudere le porte di casa, ma sono solo le porte d'ingresso. Anche perché non so come cazzo vivono questi. La privacy non esiste a quanto pare. Vabbè, lei mo collassa. Io nel mentre chiamo la polizia e dico che lei sta per collassare. Giusto? Geniale. Veloce, veloce. I'm so, I'm so ok. Emergenze, servizio. Eh, di tu un'assassina. Spiego. Ma porca puttana! è uh, uh, right. mm -hmm. È svenuta? Tesara. Marco 2 Figa se è svenuta Si è qualcosa nel libro? No? no, serve un cazzo Non posso spostarla ragazzi Pare di no Non ti mettere letto Non ti mettere a letto Brutto imbecille Ok La porta Chiudi la porta Lei è sicuro lì. Non la posso chiudere la porta a chiave ragazzi

Ok, ragazzi, non ha senso, teniamo la porta aperta. L'unica cosa, cosa è parlare con lei. È inutile, è inutile drogarla, lei, non serve un cazzo. Svita le grate. Richiama di che è un'assassina. Spegni le luci e infilati nell'armadio. Allora, sì, spegniamo le luci. Candela finta. Pure. Uh. Posso prenderla. Perché? Cazzo ci posso fare? Subito penso al gas. Divano. Posso spostare il divano? Lui si siede sul divano. Non ha il pensiero laterale, ragazzi. Non posso farci un cazzo. Vabbè, eh tanto ora che arriva, ragazzi, posso, posso esplorare prima. Sì, li, ci nascondiamo nell'armadio quando arriva. Eeeh... Prendiamo la porta del cesso. No, no, non ci sono altri indizi in realtà. Eh. Le bollette sembra... Porca puttana! Le bollette sembra che io le paghi. Frigorifero... E vabbè, ecco il Polaroid. Piatto. Posso prendere su un cazzo. È arrivato. È arrivato. Signori, è arrivato. Coltello, ce l'ho. Adesso si sveglia la moglie. Sbaglio, prima c'era qualcuno dentro il gabinetto. Ma dove? No, non l'ho visto. Ok, siamo nascosti prova a tagliare col coltello il dipinto Perché? Cioè perché dovrei farlo? Cosa c'è? È bellissimo ragazzi Io mi immagino voi in questa situazione Arriva un ladro Tagli i dipinti Spegni e accendi le luci Che cazzo? mi Ti lanci dalla finestra Cosa? Cioè, non capisco Metti le finestre nel condotto dell'aria perché? Cioè, o oh, voi sapete qualcosa che io non so Wow Che fa? What oh. the? Si è preso la scossa Fucking light switch Ciao Wait uh, what the... <ride> hey, hey, babe. What, what the fuck What? Non ci posso credere. Ricomincia anche se esco. Ma no. Ma no. E mo? Accendi il gas. T Ho pensato a accendere il gas. Metti l'acqua sulla presa così lui muore. Questa è una bella idea. Oddio, non so se muore però. Questa è una bella idea, sai. Allora, facciamo così. Ricordatela, ricordiamoci questa cosa. Proviamo a parlare con la moglie. però diciamo, Proviamo a lei, che noi sappiamo quello che sta per succedere, ok? Così vediamo cosa succede. Che magari ci dà una mano. Magari dice: Toh, guarda, ho un fucile. Lo tira fuori dal, dalla tasca. Che cazzo ne so. Eh, ho una cerbottana che va a tampa. Le donne col ciclo sono più ingegnose. L'afflusso flusso di sangue, non è vero? possibile apri sta cazzo di porta chiusa c'iccia Vabbè, senti. comunque il coltello lo ha su va prendi il regalo prima no no e eh no devo dimostrare a lei che, che il bambino è femmina che il bambino è femmina che, abbiamo, che aspettiamo un figlio oddio magari dice questo regalo qua me l'ha dato mia sorella per dire al marito che è incinta siamo fottuti allora stammi bene a sentire la giornata ricomincia no, non hai capito la giornata ricomincia provalo in qualche modo vabbè, andiamo a prendere il regalo e eh, ma se vado a prendere il regalo ragazzi che senso ha? lì tiro fuori il regalo e dico guarda, so che, sa so che sa so sei incinta e lei dice stronzo, te lo dovevo dire io eh, vabbè, però aspetta, se mi vede che lo faccio This ah, present. Look, look, it's clearly an open. Okay, see? I know there were baby clothes inside. I just bought them today. Okay, perfetto. Ci sta cascando. How could you know, you're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there. Ci siamo, ragazzi. All right, let me try and prove something else. Come provarlo in qualche altro modo? E che cazzo gli devo dire? Cosa gli devo dire? Ma perché? Perché non si fidano? Ma che? è? Ma perché? Ti chiede il nome, è vero? Sì. No, 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 no. Ok, fermi. Vediamo un po' se forse... Oh, how did you... Non yeah. eh, è fatto benissimo, però, eh. Beh, sei incazzata. No, allora, ascolta, non, è, non ci siamo capiti. Allora, C'è un problema maggiore in questo momento. Oh. Parla della giornata che ricomincia a dire... No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Siamo, incastr siamo, siamo, siamo incastrati. Siamo <coughs> Ahem. Eh, ragazzi il temporale ho capito però come fa... cioè se non mi viene l'opzione di lì del temporale io come cazzo faccio? Dovei aprire il regalo. Ma il reg allora il regalo l'ho già aperto, so che c'è dentro quello che c'è. Dite che probabilmente ho oh, percostantato la conversazione lui non sa che la bambina Stop. si chiama cosa? Aspetta, vediamo. Oh, Vediamo un po'. Do fuoco al vestitino del bebè, così. Il frigo? E che gli dico che è il frigo? Che gli dico? L'abbiamo preso in sconto? 70%? In più? Cosa? L'interruttore. Sì. Abbiamo, andiamo, avanziamo con questa cosa del. dell'interruttore, ragazzi. Dai, proviamoci. Gli dico del poliziotto, allora, ditli del poliziotto: chiudiamo la porta. Ci nascondiamo nell'armadio, di non aprire la porta. Però lei può nascondersi con noi nell'armadio? Dire il poliziotto è così di amici. Non posso avere una amabile conversazione col poliziotto? Qualcosa dentro il gabinetto? Se non sbaglio. E eh, allora, non ho controllato. Però, ragazzi, non spoilerate, attenzione: c'è Bonnie. No, non uscire dalla porta! Non uscire dalla porta che ricominciamo da capo. E eh, vabbè, lombrilla di intelletto. Ok, abbiamo chiuso. Tra l'altro, non abbiamo utilizzato la chiave per farlo, quindi tutto questo è inutile. Come faccio a dire alla moglie di infilarsi qua dentro? Andiamo a mettere l'acqua sull'interruttore, vediamo se si può fare. No. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Vabbè. Uh. Apriamo il condotto dell'aria. Vediamo che cazzo succede a sto punto. Contriamo, controlliamo bene l'ambiente, ragazzi. Qua non posso fare niente. Nella griglia di ariazione, possiamo metterci a quanto pare avete detto la, la. La luce. Forse così capiamo quando lui entra in stanza. Perché apre la porta. Mm -hmm. Candela. Ha senso tutto ciò, ma che cazzo, adesso. Andiamo un po'. Per quale motivo? Ok. Ok, va bene. Lo facciamo anche dall'altra parte? Il gas non lo posso accendere, ragazzi. Non posso proprio fare nulla con il. C'è un dipinto qui. Vediamo se ci dice qualcosa. Vabbè, vogliamo provare a tagliare veramente la tela del dipinto esatto, non ce lo fa fare. Quella legge un libro sul, sul, sul come cazzo, si chiama? Eh, su, sul, sul, sulla meditazione e ride. Buono, ci siamo, è arrivato. Eh, ok, parla della giornata, parla della del domanda sul passato. Eh, dire che è il momento perfetto per il dolce. Non è il momento perfetto per il dolce. <ride> È Qua? Oh. Oh. Lei non ci ha visti. È Just... Ok, away. ok, fermi. Come on, I know you're home. Open the door. Ok, però lei è... Non sto aprendo la porta, sono fermo, cretino, cretino. E eh, non lo so. Aspetta, aspetta. Aspetta, this... forse posso parlarle Aspetta, parla della giornata a fare domande su spazzato. Ma porca puttana! Okay. Ma devi di nascondersi! Cazzi suoi, ragazzi! Ci ho provato. Ok, coltello alla mano. Ci siamo, sì, tra l'altro, è vero, non dovrebbe farsi sentire. E, e urla come una pazza ha un a, un a un centimetro dalla porta, ma vabbè. Può fare Cosa, cosa? Can you make him leave? Che? Chi cazzo faccio andare via? Osho che se sfonda la porta ti prende. Te l'ho detto. Allora calmi. Ci siamo! Aspetta che. Quando me la mette giù? Oh oh oh! Oh! No, lui! Non ci posso... Veloce! Come tu. Eh... Ok, mi paro? Ok? Sì, resisto... Se... Ha ah, una pistola. Però sì, resistiamo sempre di più ai colpi. Che faccio? Mi metto una Bibbia qua nel taschino? Il libro? No. <ride> non credo. Ok, ok, fuck. Fuck. Vediamo se mi nascondo. No, non i vestiti, la porta, la porta. Oh, Merda. Ora si aspetta. cosa si aspetta per Perché dovrei aspettare? Polizia, ok. Magari gli dice perché around, Yes, you. Let's go. Vabbè, vediamo I cosa succede ragazzi.

Che cazzo ha fatto sta qui? Attacca ora, non ho il coltello, ragazzi. Ho una chiave, posso, cosa faccio? Cos'è che ha detto sotto... No, fermi! Fermi! Porca troia, stavo leggendo, voi non ho letto, non ho sentito, non ho letto. Cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto che c'è sotto il lavandino che ho sentito? C'è qualcosa. Nel bagno. Sì, ma cosa? Sotto l'armadetto medicinale. L'orologio. Perfetto. Abbiamo vinto. O oh, magari non la uccide. In. No! Au. No! Bene? Allora scusatemi, lei tra l'altro ha gorgogliato, dove cazzo gli ha sparato? In bocca. Buono? E ma come lo spiego? Uh, non toccare niente, eh? Moglie morto e non... Revolver. Non toccare la pistola. Dead. Eh, vedete... Eh, eh, eh. Lui lo prova un cazzo, comunque <ride> complimenti. Cioè, nonostante sa che... E sparati, Ciccio, ciao. Che fa? Ah, lo fa davvero? Ma è carica? Ok, ricominciamo da capo. Ora sappiamo dov'è l'orologio. Non si ne è neanche sparato, ma non è capace di fare un cazzo, porca puttana! E là. Dove si è sparato? Ma è morto male, ragazzi, ma anche uno scarafaggio tagliato a metà, eh, non riesco a fare nemmeno quello, esatto. Allora, adesso però sappiamo dov'è l'orologio, quindi. Uh, non so, lo, lo diciamo a lei. O prendiamo l'orologio e basta. Adesso dimostra di tutto. No, ragazzi, chiamare la polizia non serve un cazzo perché qualsiasi aiuto arriva entro 15 minuti. Quindi non serve a niente. Non, non, la polizia non arriva in tempo. Usala come seconda prova. Ok, quindi glielo diciamo. Ok. Non sa manco morire sto Pirla. Lo, lo, lo diranno poi i notiziari. Non sapeva manco morire il Pirla. Uno scola pasta al posto del mento. Aspetta intanto che parlano. Eh, aspetta intanto che parlano. Sì, ci può anche stare, ma se questo mi ammazza la moglie? Finisce il gioco che mi ha ammazzato la moglie? No, voglio convincere. Ah, sì, no, ma glielo diciamo. Quando sono stato nell'armadio sono passati più di 12 minuti. Eh, capi? E quindi la soluzione è sempre drogarla, tenerla lì in, 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 da qualche parte. Se lui la trova drogata, secondo lui cosa fa? Cercherà di svegliarla in quel modo? Prendi l'orologio, non fare nulla e ti nascondi. Scappo con la refurtiva. Coltello orologio armadio e uccidilo. Uccidilo credo non si possa, ragazzi, però. Allora. Tazza. Facciamo così: prendiamo tutte le possibili opzioni. Ok. Boh. Adesso. Cerchiamo di convincerla. Chiudiamo la porta di casa, intanto. Così abbiamo più tempo. Lei accende la luce. Ok. Buono. Lui, lui come se non ha visto sua moglie morire sul pavimento di casa, su quel parchè costato ben 12 euro al metro eh, come nulla fosse. Uomo dai sani principi, saldo nella sua convinzione. Prendiamo sto cazzo di orologio. Quindi sotto al lavandino, under the sink... Eh? Eh no, però. Lavandì. No, scusa, pidi per il culo. Prepariamo il cocktail mortale. Con calma. Glielo devo dire quindi. Che cazzo fa? Ah, parliamoci. Dimenticamo amministratore per dirgli dell'interruttore guasto. Puoi farlo tu domani. Assolutamente, se ci sarà mai un domani. Allora, io e te dobbiamo parlare. Prima cosa, la giornata ricomincia. Sotto l'armadio dei medicinali con il lavandino? Non il lavandino. Ah, sotto l'armadio dei medicinali, ok, dimostra che la giornata ricomincia. Ok, orologio. Sotto. Che è? spavento. Armadio medicinali. No, sotto l'armadio. Ok, griglia di ventilazione. Che, che cazzo fa? È... La... Ma è deficiente. Oh, okay. Good talk. È un raro esemplare di deficiente in libertà. Guardatelo, col suo piumaggio stellare. Pronto a fare la danza per l'accoppiamento della moglie. Ma che cazzo fa? Ma è un cretino! Uh, the Porca di quella puttana. Non ti dimostro male che sei incinta, cazzo. Vieni qua. What is it? Ma no, ho sbagliato, devo darti il regalo. Ferma, ferma, sto perdendo tempo, tieni. Ma non il divano, non il divano! Ho cliccato su di lei, sembra un divano. No, direi di no, c'ha sempre la pelle, per wow. carità. Che cazzo fai? Moglie. Is this a for me? <ride> Gli sta pestando il piede, tra l'altro. Non to trovare questo. Buono. Not it, I guess. Ma non dovevo mostrargli. Ma è un cretino. No, no! <ride> so, about the day. Okay, with this. Dimostra che la giornata ricomincia. Spiegati meglio. Dimostra How che la giornata. Like right. Parla del suo regalo. The ok? Perché? Perché della Off the loop okay, no. You're need more proof. Ci siamo Provala in qualche modo Let's see. Ora, possiamo usare sto cazzo di coltello? Cioè sotto c'è un condotto di aereazione Simpatica come uno starnuto mentre limoni Almeno è medicinale non posso, non posso far più nulla Cioè ma è serio? Griglia di ventilazione. Allora, fermi. No, no, no. No, no. no, no sta. Che cazzo sta combinando il gioco? Salta il dialogo, torna qua. Allora, coltello. Bravo, armadietto. Proviamo così. Griglia di ventilazione. Lo fa? Ma perché fa così? Let's non ci fa aprire il condotto di ventilazione sotto il robo. Ma il coltello ce l'ho, ragazzi. È qua, in mano. Non me lo fa usare. Non ti ha selezionato il coltello? Come? Devi trascinare il coltello. Ragazzi, l'ho appena fatto! Sotto il lavandino della cucina? Eh no, è detto in bagno? Non ricordo. Non me lo prende. Ed esce dalla porta. Che cazzo fa? Ma è difficile. Allora, facciamo così, allora, a questo punto. No, vedete? Cioè, non me lo... Ma perché non me lo fa prendere? Perché devo uscire dalla conversazione, probabilmente. Ma scusi, vabbè. Devo uscire dalla conversazione, allora. Ma non è una conversazione. Niente, qua è andata malissimo, questo pezzo. Oh, ce l'abbiamo fatta! E eh no, cretino, devi metterlo qua. Lo fa? Oh! Non vedo perché non c'è la luce. Ok, sappiamo cosa fare, ragazzi. <ride> Allora, sicuramente non è servito un cazzo. Uh, che se io gli do l'orologio a poco serve, ragazzi. Okay. Mi, esce, mi esce in automatico. Voi non avete idea di quanto è frustrante. Non mi afferra l'oggetto finché c'è una conversazione. Quindi mi esce in automatico. Io devo aspettare un qualsiasi dialogo per fare l'interazione nel mentre che... Perché altrimenti non lo fa. Ora. Lo oh. Vediamo se me lo fa già in automatico. Ok. Non c'è niente qua dentro. Ehm...

Ah, ok, sì, ce l'ha con me Bene Poliziotto Cucù Sta succedendo Incredibile Tirerò fuori la pistola? Ora so che c'è la pistola Oh Che cazzo succede? C'è una censura incredibile Mi ha colpito Mi ha sparato Che cazzo succede? Non ho capito cosa è successo Sta imparando ragazzo, sta imparando, bravo. Riflessi motori al 100%, ce la stiamo facendo. Una bella censura, avete visto, ha reso la scena più cruenta in realtà. Perché il video non vedo che cita di più, altro che... <ride> Se vede che va verso la griglia di ventilazione, vuole andarsene, quindi fallo prima. Dino, diglielo tu, l'assassino dove è l'orologio. Sì, a sto punto mi sto, per romp mi sto rompendo i coglioni. Combatti per tante volte? Eh, lo so. Eh, quello è il concetto. Devi prendere l'orologio e poi mostrarlo a lei Sì Però io ripeto Comunque tutte le robe che ci sono le chiappo su ragazzi Perché non, non mi fido nel senso Non, non so quale possa essere eh, L'esito se non Perché è imprevedibile la situazione Lei potrebbe alzarsi Prendere il coltello per tagliare il dessero Per tagliare me Sono incinta mm. È colpa tua ah, Avrebbe tutta la ragione di sto mondo Brava, perfetto, ho perso due di tre. Uh, ora entriamo in bagno, chiudiamo la porta, così lei non mi vede. Un po' di intimità. Ah, mi serve la candela. <ride> ah. Scusa, tesoro, eh. Ecco, una volta che dopo che uso il bagno io serve per forza una candela profumata, poi ti spiego perché. Ok, ora con molta calma. Questi li ci apriamo sopra. Griglia di ventilazione. Ok. Candela. Perché? Perché no? Per quale cazzo di motivo? Dove sono i bicchieri? Eh, ciccia, poi te lo spiego. Vuoi vedere che questa apre la porta? Cioè, vedete che non può fare due cose insieme? Cioè, non è neanche... Ora! Guida di ventilazione. Eh, ma... Eh... Ok, si è alzato, ma non, non, non fa nulla. Cioè, non c'è dentro niente. L'hai preso? Ah, l'ho preso. Chi cazzo l'aveva visto? È l'orologio del gioco. Ti prego, dimmi che posso cambiare il tempo con la lancetta? Tipo, se io tiro indietro, non posso fare nulla. Mi, mi sono bloccato in un loop di demenza senile. Ci siamo. E... è finita. Vabbè, abbiamo l'orologio, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa nella toilet. toilette. Toilette. Decess room. Maniglia. Vedete un cretino. Di di dilaga l'ignoranza. Bello l'effetto dell'acqua. Vomitevole al punto giusto. Riempio. Facciamo addormentare, va. Tanto, ragazzi, abbiamo capito che tanto dirglielo o non dirglielo, poco cambia. Nel senso, lei mi va in panico. A questo punto la situazione è meglio, è meglio così. Abbiamo ancora abbastanza tempo. Con l'orologio sappiamo quanto tempo abbiamo. Questa cosa è, è ottima. Per dire, adesso abbiamo. Sono passati 3 minuti. Quando arriva 12, siamo fottuti, quindi. Sì, basta. L'orologio di tuo suossa. Tesoro, ti ho fatto un drink vino da, da, da cella. Proprio quello proprio fatto nel water, ovvero oh, potevo dirgli dell'orologio adesso. L'orologio è una prova, ma mi sono dimenticato. Vabbè, magari faccio vomitare un pugno in pancia e via. No, perché vomita il bambino. Allora, ciccia, no, Dile che la giornata ricomincia. Quanto addormentare? Dimostra che la giornata ricomincia. Adesso sto per svenire. Parlo in qualche modo. Non svenire. Oh, già abbiamo già provato a dire alla moglie di lasciare l'appartamento, ma non, uh, non fa un ca. Non fa un ca. Non fa un ca. Quindi? Ma? Nasconditi e vedi che fa il killer. E va lì? Vabbè, però adesso lei è addormentata, effettivamente possiamo vedere che cazzo combina. Allora, il killer è qui per prendere l'orologio e uccidere lei. Basta. Se lei è addormentata, probabilmente lui cerca se ci sono altre persone e mi trova. È palese che mi trova. Se gli lascio un, un, delle briciole da seguire con le candele, tipo... Vestiti. Telefono. Ok, è arrivato. Chiudi qua. Vediamo che cazzo succede. Lascia l'orologio sul tavolo, così se ne va. Sai che è una bella idea? Bravo. Bravo. Oh, brava, non ho letto. Ottima idea. Però lei, secondo me il suo obiettivo è uccidere lei, eh. Come testimone di qualcosa, secondo me. Ok, abbiamo lasciato l'orologio lì, vediamo che succede. L'acqua sull'interruttore almeno non, non si può fare, ragazzi. Si abbiamo già provato. In pausa vedi il tempo che passa. Ah, in pausa me lo fa vedere. Ah, si. Sì. Vediamo un po'. A terra? Lo faccio scivolare. Spegni la luce. Cazzo, hai ragione, devo spegnere la luce. Porca puttana. Vabbè, ma lei è in casa, sta dormendo. Penserà. Vabbè, sei addormentata. <ride> Non ci posso che... Aspettate che devo aprire la porta. Arrivo. Adesso è Litman. Bellissimo. Incredibile. Speriamo. Tragedia nel milanese. Uccide la ragazza, sparisce col poliziotto, inizia una nuova vita amorosa. De Pelatis. Adesso sfonda la porta. Ok. Bambino piange. È arrivato un messaggio sul telefono. Non ha visto l'orologio? Ok, lui è confuso, mai quanto me. Il bambino è irritante. Qualcuno lo plachi con una tetta in bocca. What the... What the... come, come... Daddy Defoe. Attenzione. Ok, ha visto l'orologio? L'orologio sul tavolo. Tavolo. Attenzione. Cotello ce l'ho ragazzi. Potevo chiamare anche la polizia già che c'ero. Ok. Oh merda. Salve, eh, ovviamente censurata di nuovo la scena. Ma questa volta so dove colpire le parti tenere. Ok, l'ho accoltellato. E che non vedo che cazzo succede. Attenzione! Uh! E eh, vabbè, però, che cazzo è? Che razza di stronzo è questo che dici dopo che ti ho ucciso sei volte? Vedete? Come ho, avevo ragione. Se trova la moglie, la, la, vabbè, la ammazza, però perlomeno non cerca noi. Se la moglie è addormentata o non trova la moglie, apre l'armadio. Eh, ha, ha senso, perché lui deve vedere se c'è qualcuno. Eh, perché la moglie gli dice, mio marito è fuori, perché non sa che noi eravamo in casa. Quindi, ok. Però non, non, so, non so neanche se. Ha, non ho visto neanche se ha preso l'orologio. Quindi, ancora non si capisce se il suo obiettivo è loro... Cioè, lui chiede l'orologio, ma non si capisce se sia l'orologio l'obiettivo o se sia uccidere la. Per me è tutte e due. Per me deve fare tutte e due le robe. Nasconditi in bagno. E non ci sono le chiavi per chiudere la cazzo di porta, ragazzi. L'unica porta che si può chiudere è quella dell'ingresso. Ci ho pensato anch'io, ma non ci sono le chiavi. Quindi, lui apre le porte. Così, a cazzo. Addormentati con lei. Perché? <coughs> Prova a nasconderti nel buio della stanza del letto e poi la coltelli quando entra. Anche questo ci ho pensato, infatti potrebbe essere interessante. Prendilo di sorpresa con spetta Sì, faremo così, ragazzi. Però eh, vogliamo provare prima a vedere di convincere la moglie con la storia dell'orologio. Vediamo che cazzo ci dice. Sulla poltrona, cosa? Se ti metti nel box doccia al posto dell'armadio, mi metto nel box doccia. Dormi con lei, maniaci. Se gli fai trovare già la porta aperta, una tazza di latte e due biscotti, oh oh, oh ho un regalo per te. Allora proviamo così, ragazzi. Adesso proviamo a convincerla. Quindi, senza far stronzate, prendo prima l'orologio e riparo dell'orologio. Ok, la convinco un po' alla volta. Facciamo così, dai. Vediamo che cazzo succede. Quindi, è inutile che. Questo qua mi serve per aprire la roba per prendere l'orologio. Così questa, questa run, dedichiamola. A, a capire che cosa è successo? E perché lo sta, la stai cercando? Quindi, a regalo orologio, parliamo con lei, la, la convinciamo. La oh no! Eh, cosa hai fatto, donna? Non lo so! Eh, tutte le solite robe. Trombatina tattica, di scuse e via. Mai serata fu migliore. Aspetta tesoro. No, è che mio padre, è tuo padre. Tandandan. Ora chiudiamo la porta del bagno, se no lei mi rompe i coglioni. Che cazzo fai? Eccetera, eccetera. Qua. Voilà. Lui deve, ap lui deve aprire l'armadio per guardare sotto. Un genio. Un genio. La, le, le, mm, le candele. Vabbè però... <SILENZIO> Me l'ha dato? <SILENZIO> la fatica. Cadere, veloce, veloce. La porta di casa devo anche chiudere. Chiudiamo la porta di casa, così abbiamo più tempo quando lui arriva. Ok. Veloce. Brava, bevi. Porta qui. Lei non si sta chiedendo perché cazzo il marito stia facendo tutto sto puttanaio. Candela. Griglia. Ok, ci siamo. Tutto filava liscio. Oh, eccolo. Ok, perfetto. Oh, ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Ok, via. Giochiamocela bene. Direi che la giornata ricomincia. Dimostra che la giornata ricomincia. Yeah, wow Provalo in qualche modo. Ok, partiamo con l'orologio. Partiamo con l'orologio e regalo. Finculo, Porca puttana, non prende l'orologio. Ok, vabbè. Con le dita trapassate. Un man told me that you What the fuck are you talking about? Please, I need you to tell me the truth. I don't know what you think you know. Maybe I do know. I already learned it. I learned it in a previous loop. I don't know what weird game you're playing, but I don't want to be a part of it. La audio, la con tutto rispetto. With... Provalo in qualche S altro S modo. Regalo, Look, look, it's clearly an open. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today how could you know i told you that i'm in a time loop do you believe me now oh yeah oh. i mean I, I, I think i do but yeah. i don't even know where to start but, but, sessione, my sta... dad wasn't always the man he wanted to be after i was born my mom the the focused on me no, cosa. and i guess my dad felt it doesn't matter Oh, he started sleeping

I know that this is hard. Sì, ma chi se ne fotte? Aveva una roba con la Tata, I quindi. Yeah. Era yeah. la vigilia di Natale. Uh, I so ok. I just at him and prodded at him and he hit me. Jesus Christ. Come? Anyway, I saw Red, of course, and he always had guns around. I, I ah, gratton, ha sparato suo padre. Che And, and just ran. New Year's Eve. That pull on the fridge was actually taken a hour after I got here. I eh. in, but it was a new year. A new year <ride> <ride> scusa è? Volevo, volevo costituirmi, ma era il primo dell'anno, ma <ride> che scusa? è? Eh? <ride> che cazzotti? <ride> Ma scusate, ma chi cazzo ha sposato? Ma è incredibile. <ride> no, vabbè, però un colpaccio, ragazzi. Una così è da tenersela per sempre. Volevo costituirmi, ma era il primo dell'anno. Dai, che devi fare? Avevo appena sbocciato, un po' confusa della situazione. Nuovo anno, vita nuova, no? Eh? Ma è incredibile. Anno ah, nuovo, vita nuova. Sì, sì. Madonna. Oh, porca troia, ragazzi. bellissima. Okay. Tra l'altro lei ha fatto una foto col sorriso dopo che ha ucciso il padre. Eh? My ok, è arrivato il tizio. And now you know. Ok, avete visto, se facciamo il dialogo il, il, il tempo è perfetto è perfetto perché lui arrivi, perché arrivi Leitman nel secondo dopo che ci dice tutto, quindi è calcolato. adesso noi sappiamo quello che è successo, quindi lei ha ucciso il padre, perciò Leitman è qua per uccidere lei. Fine. È una cosa di vendetta, Broly. Qual qualche uomo mandato da suo padre. Però altro non sappiamo, aspetta. So dire del poliziotto, fare domande del suo passato. Di che la perdoni. Che cazzo, chiedile perché ha mentito il suo passato, chiedile perché ha ucciso suo padre. No, vabbè Ma non ha senso, non devo fare questa domanda. Stupido, l'ha detto perché l'ha uccisa. Come on, I know you're home. Open the door. Dove va? Dove cazzo va? Ma porca di quel. La luce! Fermo! Ok, ci siamo ragazzi. Ho un mandato bugiardo. Tutti bugiardi, sta famiglia, eh? Questo è lo zio che ti viene a trovare a Natale. Quello zio particolare che beve tanto. Poi sfonda le porte. Cerco orologi. Lei sta piangendo in bagno. Me frega un cazzo perché sta arrivando un assassino. Forse è la volta buona. Lui cercherà di aprire la porta e io cercherò di aprire lui. Alla vecchia maniera. Gli lancio un regalo adesso. Attenzione. Cosa faccio ragazzi? Aspetto che la incapretti o... Vado in procinto. La, prova, la, la, la foto è la prova che sei del suo passato, sì, quello sì. Ora... With the Turn eh, ma si gira, ragazzi, ve l'ho detto. Ve l'ho detto. Cioè, ve l'ho detto, è, è scriptato, è, pale, è palese che... Perché si vede che quando si avvicinano lui, lui smette di fare quello che si gira robotico. Cioè, capita anche a me per questo. Quando mi, quando mi cancellano la... Come in The Sims, quando cancelli l'azione, la, che blocchi... <coughs> che gioco. Vabbè, ragazzuoli, allora, figo, mi sta piacendo un botto, ma lo continuiamo la prossima volta. Lo continuiamo la prossima volta. Bellissimo. Bellissimo. Veramente tanto figo. Non mi ha deluso per niente le aspettative. Mi aspettavo che la prima volta, il primo loop temporale, fosse stato un pochino più emozionante ed esplicativo. Cioè, mi aspettavo tipo la, sera la serata, quella romantica e poi il dramma. Invece, no, è partito che è entrato e mi ha ammazzato, mi ha preso a pugni e è finito così. Però ci sta. È molto bello. È molto bello. Non ci sono molte interazioni. Oltre a quelle classiche, cioè, alla fin fine è solo il solito punto e click. Cioè, puoi scegliere cosa fare, ma per fare quella roba lì devi fare sempre le stesse azioni. Ma aspettavo fosse più complicato. Eh... Però è figo, è figo, bello. Dove siete? Che cazzo siete finiti? La prossima volta lo continuiamo, bestiaccia, cioè, non so quando. Eh... Domani comunque c'è il sushi. Ma quindi siate sì. Il mio primo loop era diverso. Il tuo è finito male perché hai mangiato prima il dolce. Quando? Dino. Settimana prossima. Allora, domani c'è Ghost of Tsushima. Eh, settimana prossima dovrebbe esserci Visage che è lunedì. Quindi, l'Horror Night. Però, ragazzi, ve lo dico anche lì. Come avevamo detto, l'Horror Night, l'Indie Night, quelle robe lì, variano in base ai giochi che ci sono. Adesso c'è Ghost of Tsushima e questo qua, Tool Minus. Poi ci sarà Psychonauts 2. Quindi, insomma, c'è da fare. Grazie, Wall ma per i 100. Buonanotte a chi sta andando. I dolci uccidono, ricorda Dino. Non, non, non i dolci uccidono, ricorda Dino. I dolci uccidono e tu devi ricordare Dino. Chiama la pula. Wow. Poi addormenta la moglie. Ti nascondi nel guardaroba e infine, se non arriva la pula, provi ad accoltellare il poliziotto. Io chiamo la pula. Mi, na mi, mi nascondo nella moglie. Arriva la pula, coltello la pula e scappo col poliziotto. Anche la moglie è incinta. Tra l'altro, è vero, sta cosa che la moglie è incinta, ce lo siamo, ce lo. ci siamo dimenticati. E Grime, ragazzi, per ora aspetta: c'è troppa roba, c'è troppa roba, c'è troppa roba. La prossima volta rifacciamo tutto, poi quando la inchiappretta la prova ad inchiappettare Mettendo però l'orologio sul tavolo. Quando gli fa le domande lo apri come un salamino beretta. Sì. Però è questo il fatto. Secondo me lui non può essere preso di sorpresa, ragazzi. Non può essere preso di sorpresa. Essendo addestrato, cazzi e mazzi, essendo scriptata la cosa, deve esserci l'unica azione, deve essere un solo modo. Per... Secondo me lui non può essere fermato. A meno che continuiamo a provarci, a provarci, a provarci, a provarci finché a un certo punto il nostro personaggio sa tutto quello che succede e poi, e poi dovrebbe vincere lo scontro. Lui non può morire la nemesi. Eh sì, credo di sì. No, sabato e domenica non, non c'è la live, ragazzi. Mi riposo. Non porterai root no 96? Frenesi, ho visto forse un gameplay al volo, ma non mi fa impazzire. Cioè, se sembra molto bello, però non, non, non mi fa impazzire. Preferisco di gran lunga questo. Tipo l'Ottostreggia, esatto, sì. Dormammo! Ogni volta che... Dormammo! Dormammo così, sempre, continuazione. Dormammo così. No, voi il lo continuiamo settimana prossima? Hai visto Plug Tail? L'ho giocato. Ma la polizia che dice ci mette 15 minuti, ma noi ne abbiamo 12. È questo che non capisco. Eh, è fatto apposta. Arrivano i soccorsi tra 15 minuti tu dici: Come 15 minuti? Ho bisogno di adesso, ho bisogno di ora. E lei risponde: È eh, il traffico, e mette giù. E quello è il problema, ragazzi. Bisogna giocare, bisogna capire come fare tutte le azioni affinché poi ci sia tempo dopo che arriva lo stronzo. Dopo che arriva lo stronzo, dobbiamo trovare un modo per far sì che eh, o chiamiamo. Allora, parliamo con la moglie, gli diciamo tutto. La moglie capisce, però ora che fa la conversazione, si è nella merda. Quindi, come abbiamo capito, la fotografia forse sblocca quel dialogo che ci permette di fargli capire fin da subito che noi sappiamo che lei ha ucciso il padre, ok? E lei flipperà tantissimo, sicuro, ci lancerà i piatti e fabbricherà uno sparapatate con i tubi del, del frigorifero per, per il liquido di, di, di scolo. E gli diciamo quello. A quel punto seriamo casa, chiudiamo le porte, eccetera, e poi dovremo cercare di capire come cazzo nascondere la moglie, perché io non ho ancora capito come dire a lei di chiudersi in una delle stanze, cioè quello che non succede. Io vorrei chiudermi, chiudermi con lei nell'armadio, ma non, non viene, non, non viene con me. E, oppure l'addormento, anche quello potrebbe essere un'idea, così lui arriva e bla 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 so che ho ucciso tuo padre cosa? prendi questo gli do il sonnifero lei non capisce un delirio una serata bellissima sono incinta hai ucciso il padre cosa? Ma mentre dice cosa gli butto dentro i sonniferi boom secca la prendo la metto a letto e basta è inutile di chiudersi ti trova lo stesso che mi trova lo stesso sì però nel mentre aspettiamo capito? Noi, quello che intendete voi dire io è fare tutto in modo tale che diamo più tempo possibile alla polizia di arrivare cioè, a meno che entra, entra l'assassino a sparare così e a far così col coltello. Io non, non vedo come. Dille che è tutto un sogno. Ti devi fare la moglie così il Poliziotto sarà costretto a lasciarvi in pace. Me la son già fatta, ma un figlio non è bastato. Grazie Pizzo, mi stia è un piacere. Devi portare a chiamare la polizia. Chiudi le porte, dili il poliziotto. Mangia il dolce con l'assassino. Sì, te i biscotti. Vabbè. Vedremo la prossima volta. Comunque, tanta roba. bello Bello, bello, bello. Me, me lo aspettavo bello, ma non così bello. Lo ammetto. Ci voleva come giochino perché secondo me spezza un po' dai soliti GDR, Metroidvania, Souls-like, Open World. Ti arriva un punto e clicca, vecchio stile però thriller, con questa visuale particolare, con questa grafica particolare, semplice anche, pulita. Bello cupo, tosto. Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Bisogna capire questa roba del loop da che cosa comincia perché spero ci sia una spiegazione. Perché deve esserci una spiegazione, però. Però, vabbè. Su, su YouTube la serie di Alien Isolation non c'è, la caricherai mai? Non credo che abbiamo più io, le live di quella roba. Ma se uccidi la moglie 1911 che è stato l'assassino? Allora io lo posso fare, ma è sbagliato farlo, capisci cosa intendo? Cioè, se io ammazzo la moglie, arriva l'assassino e fa: Oh shit, non l'ho uccisa io. A posto, qualcuno ha fatto lavoro per me, me ne vado. E io rimango con una moglie morta, un orologio d'oro e un mandato d'arresto. Cioè, come concludo il gioco? Posso vedere cosa succede se la uccido, per curiosità, per vedere che cosa può succedere, ma non credo che sia la soluzione. Chiama la pura, nasconditi, fa uccidere la moglie, aspetta la polizia. Ma non deve morire la moglie! Ma che c'avete? La moglie deve star viva. L -l -l credo che, credo, porca troia, che lo scopo del gioco sia salvarsi tutte e due. Grazie. Kira per i 13. Dai il coltello alla moglie, chiusa in ban È vero, non ho provato a dare il coltello alla moglie. La tazzina può essere un'arma. Gli do il coltello, io tengo la tazzina. Quando inizi le live ogni sera alle 21.30, tranne sabato e domenica, Ho un bigliettino da visita, ce l'ho qui. La moglie ha coltello a tre, poi esatto. Scherzo epico finito, ma <ride> ha la pistola del padre. Secondo me, eh sì, ha detto che l'ha ucciso con un colpo di pistola. È scappata. Quindi è possibile che nasconda la pistola? Bravo, bravo, è vero. Dobbiamo cercare di fare dire dov'è la pistola Bravo Un dettaglio importante Possibile che lei abbia ancora l'arma Del delitto Wow Vedi quando uniamo i cervelli cazzo Diventiamo un'amalgama rosia in forme Dietro i quadri ci potrebbe essere una cassaforte Eh ho già provato a tagliare la tela ragazzi Però c'è chi, chi ci campa con ste stronzate E si fa i milioni di soldi Io no Io tengo solo un quadro tagliato la pistola è nel dolce, assolutamente. Perché tenersi un'arma del delitto vecchia? Io la butterei al primo cassonetto a 20 km da casa. Ecco perché tu non dovresti mai, mai uccidere nessuno, Andrea. Perché non ne saresti proprio in grado. Questo è il problema tuo. Non puoi buttare un'arma del delitto. È morta una persona, trovano un'arma del delitto, le eh, collegano, vedono le impronte, quel cazzo che è. Eh, cioè. La pistola è nel bambino. Il bambino è la pistola. Kojima mindfuck. Nuovo capolavoro, Death Stranding. La pulisco prima, no? Imbecille. Buono. E il numero di. Di, di cosa? Il numero che c'è sulla pistola? Porca troia, Andrea. Madonna santa. Tenerla in casa è peggio. Eh sì, si fanno male i bambini. Sotto al frigo, magari c'è la foto lì, quindi è collegato. No, allora, le, 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 sicuramente dobbiamo farli vedere la polaroid. Basta usare l'ingegno. <ride> Ragazzi, se io butto via una pistola che è stata usata per uccidere qualcuno, c'è il numero di serie. A meno che lo tolgo, ma comunque la pistola viene trovata. E in qualche modo risalgono a, quello, a quella che è la storia della pistola. Quindi comunque sono prove. La prova te la porti dietro e la nascondi, se mai non la butti via. Ha senso che si sia tenuta la pistola, secondo me. Perché l'ha detto lei è venuta, ha conosciuto me dopo che ha ucciso il padre. Proprio ha ucciso il padre, usciamo fuori. Via, così. Dopo, capo, dopo il primo del Capodanno, voleva costituirsi, ma era il primo dell'anno, poverina, voleva godersi un po' la serata. E, e ha conosciuto me. Poteva prendersene 300 degli stronzi là dentro, ha beccato me. Oggi ci insegna a chiudere le nostre porte di casa. Sì. Uh. Fare un mettone di cemento con dentro la pistola e metterlo in giardino. Vedi? Questo, questa è ingegnosità. Così ho un mattone, così posso sparare con un mattone. Vedi? Tutto torna. Doveva fonderla. Esatto. E farsi la dentiera da rapper. Vedi? Tutto torna lì. Ti calibro 12 sui canini. Vabbè, bestiace, è stato un piacere, spero vi siete divertiti, questo gioco promette davvero tanto bene, noi ci vediamo domani alle 21.30 con questo Tsushima, quindi siateci, -si, eh, mi raccomando, l'isola di... Beh, non ce ne frega un cazzo, l'importante è affettare i mongoli, ricordatevelo, fate i bravi, fate i buoni, divertitevi, anzi no, andate a letto, cazzo, che è tardi, fate la nanna e niente, digerite sempre tutto, digerite sempre bene, buonanotte. Chiudete la porta di casa, non si sa mai che entra un pelato.